Match di cartello della 25esima giornata del campionato di promozione Girone C. Il team Nuova Florida sfida l'Unipomezia. Un girone fa Mancini faceva il suo esordio sulla panchina dei Pometini. La posta in palio era davvero alta, i tre punti valevano il primato solitario in classifica. Oggi è cambiato tutto. L'Unipomezia continua a guidare il raggruppamento, ma adesso sono addirittura 14 punti che dividono le due squadre. Le scelte dei tecnici. Piccini guida l'attacco dei biancorossi, Mancini si affida invece a Morelli proseguendo la staffetta con la Ghigna. È derby anche sugli spalti. Due tifoserie degne di ben altri palcoscenici danno vita ad un'altra partita, con slogan e cori che dureranno per tutti i 90 minuti. Piccini e Lupi si scambiano il 5 ed è tutto pronto, si può iniziare. È subito altissimo il pressing dei padroni di casa che costringono all'errore la retroguardia pometina. Il primo sussulto della gara arriva così dopo nemmeno 30 secondi. Trocco li calcia ma la conclusione finisce a lato. Al quinto di gioco l'episodio che può segnare la storia del match. Ancora Troccoli, questa volta Mirko scappa via verso la porta. Busti lo atterra per l'arbitro, non ci sono dubbi, è rosso diretto. L'Unipomezia resta così in 10 uomini con un'intera gara da disputare. Chance dunque per la Nuova Florida con una punizione dal limite. Calciati 6, nulla di fatto. Mister Mancini corre ai ripari, non opera sostituzioni ma ridisegna la squadra lasciando il solo Morelli in attacco. Ricci arretra sulla linea dei difensori. Al decimo arriva il primo sussulto dell'Unipomezia. Valle va via sulla fascia destra, cross al centro ma è tutto fermo. Il guardalinee segnala un fuorigioco. Un minuto più tardi contatto in area dell'Unipomezia. Per l'arbitro non c'è nulla. Piccini prova allora a prendersi sulle spalle una squadra che non riesce a sfruttare l'uomo in più. Prima un colpo di testa, alto, poi una bellissima rovesciata che non trova però fortuna. L'Unipomezia si difende con ordine e riparte. Ricci inventa per Morelli, tiro! Il portiere respinge ma l'azione era ferma. La Nuova Florida continua a non trovare spazi. Ci prova allora da calcio piazzato. Ponziani di testa, Santi respinge ma anche qui l'azione era ferma per un fallo in attacco. L'ultima emozione del primo tempo la regala all'Unipomezia. Lupi si ritaglia un buono spazio ma anticipa troppo la conclusione e fa sfumare una buona chance. Con le immagini passiamo alla ripresa. Gran lancio di Cerro al primo minuto di gioco, Lupi prova a crossare al centro soltanto calcio d'angolo. Mister Mancini opera il primo cambio della partita, dentro De Carolis, fuori Valle. La Nuova Florida prova a spingere in attacco, retropassaggio azzardato in questa occasione per l'Unipomezia, ma Santi intuisce l'intenzione del compagno e anticipa Piccini. Ventesimo di gioco, calcio d'angolo, batte Lupi, la difesa della Nuova Florida non riesce a allontanare, la palla torna nei piedi di Lupi, gran tiro e palla che si spegne sul palo più lontano, proprio sotto l'incrocio dei pali, bellissimo il gol dell'attaccante Marco Lupi che spezza l'equilibrio del derby. Rivediamo il bellissimo gol dell'Unipomezia. Florida accusa il colpo e rischia di capitolare addirittura una seconda volta. Barbarisi tenta il pallonetto, ma l'esterno non trova lo specchio della porta. I padroni di casa provano a scuotersi. Ci prova T6, ma Santi con un grande intervento dice di no. Come nel primo tempo, la disparità numerica non si fa sentire. Arriviamo al 29esimo, Ricci si inventa praticamente un contropiede da solo. Prova a appoggiare per Morelli, ma la palla è troppo lunga e l'occasione sfuma. Passata la mezz'ora, buono spunto del nuovo entrato sul terreno di gioco San Marco. Palla al centro, ma la difesa è attenta e allontana il pericolo. I minuti continuano a passare inesorabili. Ultima carta giocata da Mister Bussone, dentro Di Bari al posto di Nunzi. È ancora però l'Unipomezia la più pericolosa. Palla filtrante per Morelli, grande uscita di Goletti che anticipa l'attaccante proprio all'ultimo. Entriamo così nella lunghissima fase di recupero, complici diversi infortuni, la gara terminerà addirittura al 55esimo. La Nuova Florida prova gli ultimi assalti e getta i palloni in area di rigore per tentare di agguantare il pari. Colpo di testa insidioso di Troccoli, Santi si ritrova la palla tra le braccia.
Ma non c'è più tempo, l'Uni Pomezia con un'autentica impresa si aggiudica l'incontro grazie a un bellissimo gol di Marco Lupi. Le ultime emozioni le regalano comunque ancora i tifosi. È festa grande sotto la tribuna dell'Uni Pomezia, applausi comunque anche per la Nuova Florida.